quello che diceva secondo me Paolo prima rispetto alla, alla struttura medievale, diciamo, della, dell'alchimia, praticamente per come è recepita all'interno della Chiesa, merita una riflessione importante. Cioè, l'alchimia è, si configura fin dall'inizio praticamente come una scienza non scienza. Il Kitab al-Shifa, si chiamava così, vero, il trattato di Avicenna, che poi diventa il decongelazione, conglutinazione lapidum praticamente, genera una sorta di polemica praticamente sul ruolo della, di questa scienza, perché questa scienza non entrava nel quadro generale delle scienze medievali, quindi nella classica suddivisione delle scienze, nel, nel frame epistemologico del, del Medioevo, questa non si sapeva dove piazzarla. Allora, è una scienza debitrice di cosa? È un pezzo della medicina? È un pezzo della fisica? È un pezzo della teologia? Che cos'è questa cosa? Nuova. Nuova perché ritorna, come diceva Paolo, nel 1148 in Occidente. Probabilmente dopo una lunga rielaborazione, perché ci ritorna attraverso il contatto con la cultura araba. Quindi dalla, dalla partenza nel, nel, nell'Egitto greco-romano, tutto sommato, ad Alessandria, alla, attraverso un lungo tragitto ci ritorna rielaborata. Ma qual è il posto di questa nuova scienza che ritorna dopo tanto tempo nella cultura occidentale? E questa cosa apre una question che dura secoli, che si può considerare chiusa praticamente solamente intorno al XV-XVI secolo, che è la questione alchimia, cioè dove piazzo questa scienza. E alla fine ne esce vincitrice la posizione proprio di Tommaso, eccetera, eccetera, che è quella del piazzarla tra come ars meccanica, quindi come in qualche modo tributaria della fisica. Ma in tutto ciò, quello che va colto è il fatto che non rientrerà mai, e questa è una caratteristica proprio specifica dell'alchimia, all'interno dei curricula studiorum medievali. Cioè l'alchimia è programmaticamente esclusa dagli insegnamenti ufficiali. Questo che significa? Significa che è in qualche modo una scienza subalterna, una scienza un po' ai limiti, marginale. C'è e non c'è. Se ne parla perché se ne parla, ma non si deve insegnare ufficialmente. Genera uno status particolare, no? Una particolare identità che è tra l'ufficiale e l'ufficioso, che è esattamente lo specchio di quello che diceva Paolo a proposito della ricezione degli ordini monastici. Perché? Perché viene vietata in una serie di decretali, in una serie di circolari, eccetera, eccetera, ma si fa. C'è addirittura una decretale, abbiamo citato prima, della Spondent, praticamente, ma poi tutti i papi hanno gli alchimisti a corte. Ok? E quindi questa scienza, in qualche modo, in Occidente, si configura fin dall'inizio con un'identità strana, fumosa, un'identità indeterminata. Si può parlarne, non si può parlarne. C'è e non c'è. Questa identità, praticamente, è per tutto il Medioevo e almeno fino allo al scoppiare del fenomeno della Riforma, un'identità... Tu adesso ti devi muovere appresso a me. Posso fare dei saltelli? Ah, ci sono problemi. Allora, il gioco è questo, che in realtà questa cosa viene riflessa esattamente, no? Anche l'atteggiamento dei giuristi nel Medioevo. Se voi andate a vedere Andrea di Sernia, non lo so, tutta una serie di giuristi medievali, Odoardo La Ponte, no?
Odrado da Ponte è il tipico esempio di posizione, diciamo, morbida sull'alchimia, no? Così come c'è in sostanza una sorta di deposizione delle armi sull'alchimia da parte della Chiesa, che emette questi divieti ma poi non li fa rispettare, e la Chiesa nel Medioevo, se decide veramente di far rispettare una cosa, è in grado di farla rispettare, quindi noi dobbiamo presupporre che non se ne fregavano niente di questa faccenda, anche i giuristi recepiscono questo atteggiamento tutto sommato morbido, per cui praticamente in sostanza la posizione dei giuristi è che è una scienza che fino a quando non rientra in un'attività criminosa, e quindi fino a quando non ci sono falsificazioni di moneta, in sostanza, fino a quando non ci sono elementi di turbativa dell'ordine sociale, può essere tranquillamente praticata ed è addirittura utile. Perché questa digressione? Perché questa cosa cambia in maniera fortissima, in maniera molto evidente, allo scoccare del periodo della Riforma. Quando la Riforma, quando Lutero, quando in pratica la diffusione della ribellione alla Chiesa diventa importante, la Chiesa è più debole. È più debole ed è politicamente in un momento di incertezza. Questo cambia paradossalmente del tutto, in pratica, il rapporto tra la Chiesa in tutte le sue espressioni, sia quelle gerarchicamente più elevate che quelle legate proprio agli ordini, cambia radicalmente il rapporto, e questa volta la Chiesa inizia a fare sul serio. Dobbiamo porci da questo punto di vista una serie di problemi. Allora, in sostanza, con la Controriforma quello che succede è un irrigidimento generale nei confronti di ogni tipo di dissenso. Noi ricordiamo, per esempio, noi siamo abituati nella Vulgata a parlare dei roghi delle streghe come un fenomeno medievale. I roghi delle streghe sono un fenomeno rinascimentale. Anzi, diciamo, addirittura poi noi siamo abituati a pensare ai roghi delle streghe fatti dalla Chiesa Cattolica. Il numero dei roghi fatti dai luterani è anche peggiore. Quindi diciamo che in questo momento c'è proprio una debolezza in qualche modo della Chiesa, per cui ogni forma di dissenso, ogni forma di cultura altra, di alterità, deve essere ricondotta immediatamente al controllo. In effetti dovremmo interrogarci un attimo sul senso di questa cosa, perché questo è un passaggio fondamentale. A torto, dal suo punto, a torto sicuramente, ogni forma repressiva è un torto, ma a torto la Chiesa nel considerare questa scienza come un elemento di turbativa importante, come un elemento di eresia importante. Se noi andiamo in effetti a guardare la spiritualità riformata, no? La spiritualità riformata ha un carattere precipuo. All'interno della spiritualità riformata una serie di stanze di rapporto interiore, personale, no? Con la divinità e con le scritture, no? Uno dei punti centrali della Riforma è proprio la libertà dell'interpretazione, no? delle scritture. Ecco, questo punto della Riforma genera una cultura estremamente variegata dal punto di vista teologico, e una serie di posizioni veramente difficilissime da censire. La Riforma marginale, per così dire, non quella istituzionalizzata più o meno di Lutero, di Calvino. Ma che intende per spiritualità riformata? Allora, noi già abbiamo praticamente all'interno di tutta una mistica tardo medievale, noi abbiamo visto qualche tempo fa Ruysbroek, per esempio, no? Ma anche nella mistica renana,
anche penso a Tolero, penso a tutta una serie di mistici, abbiamo già un rapporto molto intimo e personale con la parola di Dio, non intesa in senso scritturale, ma intesa come presenza interiore, okay? Come vissuto interiore della persona. La Riforma, paradossalmente, accentua questo carattere quando dice non esiste in sostanza un'interpretazione delle scritture, ma la scrittura va introiettata e vissuta in pratica nell'interiorità. No? Uno dei capi d'accusa più comuni per le persone sospettate di Riforma in Italia era proprio questa, le riunioni con la libera lettura delle scritture, no? Era un tipo di accusa che era in genere il primo passo poi per... Capirete che in questo frastagliato, no? Mondo della nuova teologia riformata c'è il perfetto terreno di attecchimento per il simbolo, cioè tutti i bagagli simbolici, no? Più complessi dell'ermeticismo, dell'alchimia, eccetera, eccetera, in questa nuova idea, no? Di religiosità intensamente vissuta dal punto di vista meditativo, interiore, di ascolto della propria più profonda identità spirituale, ecco, in questo tipo di situazione è la situazione perfetta per l'attecchimento in pratica del simbolo, delle culture simboliche, no? Cosa c'è di più contemplativo della contemplazione del simbolo? Ma da come parte questo movimento? Perché è tutta una rinnovazione. E parte fondamentalmente dalle tesi di Lutero e dalla svalutazione della Chiesa come unico elemento salvifico, praticamente, cioè l'idea riformata è un'idea che è anzitutto una renovatio della cultura religiosa per una religiosità che ormai viene avvertita come decadente. Ecco, dimostra una decadenza. Dimostra una decadenza, ma senz'altro se la Chiesa arriva a questo punto, se il mondo religioso arriva a questo punto, senz'altro esiste un oggettivo problema. Del resto anche il movimento francescano secoli prima nasce in un quadro del genere, del resto anche il movimento gioachimita viene da questo tipo di considerazione. Noi prima abbiamo citato Giovanni da Lupe Scissa, abbiamo citato varie cose, ci sarebbe da citare anche lo pseudo Arnaldo da Villanova, che prima hai citato tu. Tutti questi scrittori pseudo, perché molto probabilmente non sono loro gli autori di questo, di questi libri di alchimia, sono tutti quanti già all'epoca, già nel Medioevo, fortemente impregnati dal gioachimismo e quindi dal pauperismo e dal profetismo di Gioacchino da Fiore, che si scagliava contro una chiesa che era già decadente, che era già corrotta, no? Quindi diciamo che l'alchimia da sempre sceglie i propri eroi, no? I propri maestri, no? All'interno delle culture di opposizione. Cioè l'alchimia in qualche modo fin dall'inizio sceglie praticamente come maestri personaggi sull'orlo dell'eresia e quindi si caratterizza da sempre come un sapere altro, come un sapere di opposizione, per così dire. Ed è un sapere che anche programmaticamente, penso a Liber Lucis per esempio, si pone talvolta anche come via di salvazione che diventa automaticamente un'alternativa per il cristiano. Ma allora scade anche il concetto vero dell'alchimia con questa visione qua? No, non scade, è un carattere sì, storico. Non è un carattere si storico. Adattano. Si adattano cosa? Alla Chiesa.
in un certo qual modo. No, diciamo che praticamente quello che succede è che se noi guardiamo subito gli autori medievali non sono mai personaggi, i maestri a cui vengono imputate queste opere, che probabilmente non hanno mai visto queste opere, sono quasi sempre personaggi legati al mondo dell'opposizione interna alla Chiesa, a coloro che vogliono rinnovarla la Chiesa, d'accordo? Perché altrimenti non andresti a attribuire un trattato di alchimia a Giovanni da Rupescissa, che è uno che entrava e usciva di galera. È chiaro? Sono persone che hanno avuto un rapporto complesso con il potere ecclesiale. Questa cosa diventa paradossale, diventa ancora più forte nel periodo della Riforma, quando questo nuovo unus religioso, questa nuova apertura a una libertà interiore, no? Nella contemplazione e nell'ascolto del Dio dentro di sé, genera la possibilità finalmente di avere un mondo simbolico più libero, per cui all'interno della Riforma si ha un'esplosione proprio di cultura ermetica, di cultura alchemica. Se noi guardiamo la produzione di alcuni dei classici più grossi dell'alchimia tra 500 e 600, avvengono in ambito luterano. Possiamo citare per esempio Künrath, l'Amphitheatrum di Künrath, no? Che viene immediatamente censurato dalla Sorbona nel 1624, credo che parta la censura da parte della Sorbona, ma anche classici meravigliosi della cultura alchemica, come per esempio il Mutus Liber. Il Mutus Liber è l'opera di un riformato di La Rochelle in Francia, che è Isaac Baudot, che si firmava Altus praticamente, e che praticamente fa questo Mutus Liber poco prima di essere costretto a scappare a Amsterdam, perché praticamente perseguitato per motivi religiosi. Ma basti pensare alle nozze chimiche di Christian Rosenkranz, il grande classico di Johann Valentin André, che ha dato il via al movimento rosicruciano, viene proprio partorito da un luterano, da un teologo, André, e viene partorito dalla lettura e dalla ricezione di un grande utopista come Campanella. E André praticamente che fa uscire dalle prigioni gli scritti di Campanella, praticamente, attraverso Tobia Adami. E sono proprio gli scritti di Campanella che, nelle mani letti da questo ambiente di teologi luterani, generano l'utopia rosicruciana. Quindi, diciamoci la verità, la Chiesa non ha tutti i torti. Cioè la lettura che fa, no? Non è sbagliata. Per cui è chiaro che nel momento in cui vedo alchimia, presumibilmente sento odore di zolfo, perché è lo zolfo della Riforma. Ok? In questo momento, quindi, i nostri papi, i nostri preti iniziano a diventare cattivi. L'ultima volta che sono venuto qua abbiamo parlato amabilmente di una serie di cose, una serie di digressioni le potremmo definire. Abbiamo fatto una serie di digressioni e all'interno di queste digressioni noi abbiamo chiacchierato per esempio di una figura, qualcuno magari c'era se lo ricorda, per cui si annoierà a morte, io lo faccio apposta, è proprio una cosa di cattiveria nei vostri confronti. Fai benissimo. Che era Jean-Baptiste Van Helmont. Van Helmont è il prototipo della sfiga. Perché? Perché in questa situazione chi è che ci rimette le penne? Non certo i riformati, perché i riformati in Germania sono sotto principi e governi riformati, quindi non li puoi beccare. Chi ci rimette le penne sono gli alchimisti cattolici.
Perché? Perché sono quelli lì che possono essere beccati subito. Allora, quello che succede, per esempio, tipicamente al nostro Van Helmont, no? È che si inserisce a gamba tesa in una polemica tra un riformato, che è Goclenius, praticamente un gesuita, Roberti, un gesuita francese. La polemica riguarda l'unguento armario, di cui abbiamo testé parlato, che è una ricetta pseudo-paracelsana, no? Per la quale, praticamente, non vi sto a dire la ricetta perché ci sono delle porcherie dentro che fanno rabbrividire, grasso d'urso, Fusnea capitis, che è un fungo che si crea sui crani abbandonati alle intemperie, insomma tutta roba sana. Beh, è più o meno anche di pipistrello, coda di rospo, siamo a quei livelli. Quelle sono cose troppo banali. E praticamente quello che succede sostanzialmente è che si inserisce all'interno di questa polemica, ma la cosa interessante è che praticamente questa polemica, in cui lui si inserisce in qualche modo a gamba tesa, è una polemica che ben presto, diciamo, diventa tra lui e Roberti, perché lui fa un errore molto grave, marchiano, no? Dice al gesuita: guarda, tu sei un ottimo gesuita, ma ti devi occupare degli affari dei gesuiti, non devi parlare di scienza, perché di scienza non capisci niente. Errore fatale. Un errore marchiano. Un errore marchiano, perché qualunque scienza dal punto di vista di un gesuita è ancilla teologie, viene dopo, no? Qual era il problema dell'unguento armario? L'unguento armario, armario funzionava così, che io prendevo questa porcheria, ti avevo ferito con una spada, e non medicavo la tua ferita, medicavo la spada sporca di sangue. Per virtù di simpatia, il medicamento arrivava dal sangue della spada al sangue della ferita e quindi agiva per simpatia sulla tua ferita. Intorno a questa faccenda, che oggi sembra assurda, si sviluppa per tutto il 500 e buona parte del per tutto il 500 e per tutto il 600 fino al 700 un pazzesco dibattito, praticamente, che in qualche modo è un dibattito che coinvolge personaggi come Bacon, ma personaggi, i più grandi intellettuali dell'epoca. Perfino Newton se ne occupa a un certo punto, se ne occupa un po' tutti, diventa una cosa un po' alla moda. Ecco, all'interno di questa polemica lui commette questo errore. Questo errore è un errore che gli costa carissimo. Vorrei trovare i passi, se li trovo, ma forse non li trovo. Se non li trovo ve li cito a memoria, che è il peggio che possa succedere perché non mi ricordo nulla. E praticamente quello che succede è che all'interno di questa polemica lui viene immediatamente massacrato, perché all'interrogatorio si cessano, non si parla più dell'unguento armario, perché durante la perquisizione trovano i suoi appunti, gli appunti di Van Helmont. Trovano gli appunti di Van Helmont, prendono i libri di Van Helmont e l'interrogatorio si sposta non più sull'unguento armario, ma sulle metafore cristiche che lui usa per parlare di alchimia. Com'è che tu paragoni, no, la passione di Cristo alla, come diceva prima Paolo, allo struggimento della materia nell'Atanor, allo struggimento del piombo nel processo di purificazione? Com'è? Perché paragoni praticamente la materia prima alla Vergine? Perché tutte le analogie tipiche dell'alchimia cristiana vengono messe sotto processo. Perché? Perché è molto chiaro che in questo tipo di analogie c'è il potenziale odore di zolfo della riforma. E lì invece c'è il colpo di genio di Van Helmont, il quale dice: no, no, calma. Questo è il linguaggio tecnico, sono metafore tecniche, ma non solo sono metafore tecniche che io uso perché attraverso il linguaggio dell'alchimia, che è un linguaggio della natura,
su cui i luterani anche sono d'accordo, perché è scienza, io posso avvicinare i luterani alla vera religione. Questo è quello che viene detto fin dai testi, diciamo, tardo medievali in paradiso. Praticamente è proprio un meccanismo perfetto, diciamo. Ciò nonostante, il poveraccio si farà 10 anni di processo e qualche annetto di carcere, praticamente gratuito, nel senso che lui non ha fatto nulla di eretico, cioè lui in effetti è intervenuto in un dibattito su questa cosa assolutamente strana per noi, ma che era al momento, diciamo, una cosa molto molto di moda. Ma in che anno siamo? Siamo a cavallo tra 500 e 600, siamo agli inizi del 600. Voi dovete pensare che questi scritti pseudo-paracelsani conoscono la loro diffusione nel 500, la ricetta viene riportata dal Cardano, successivamente da Della Porta. Gerolamo Cardano, poi successivamente da Della Porta, e da quel momento, diciamo, prende il volo, perché poi viene ripresa da Kroll, da tutti i paracelsani, e diventa poi un dibattito importantissimo. Ecco, questo è l'esempio di come poi a un certo punto il vero problema per il potere sia di capire dove vai a parare con queste metafore, al punto che Mersenne, il padre Mersenne, questo monaco coltissimo, amico di Descartes, eccetera, eccetera, nelle sue, in un testo praticamente di questioni teologiche, pone un problema specifico: se sia lecito o meno paragonare le fasi e gli episodi del Cristo alle fasi dell'alchimia. Cioè, tra le questioni morali e teologiche che lui pone, addirittura specificamente si occupa di questo. Mersenne occupa un capitolo a questa faccenda. Prego. Mersenne il matematico. Sì, sì, il matematico, grazie. Quello dei numeri primi di Mersenne. Grazie. E praticamente la risposta, Mersenne scrive una trentina d'anni dopo, più o meno, la condanna di Kunrat, a memoria, sto andando, quindi voglio dire la condanna del testo di Kunrat, quindi l'aria che ispirava a Parigi era molto chiara. Mersenne chiaramente dice no. Perché? Perché altrimenti, se tu parli, usi queste metafore, tu stai naturalizzando praticamente l'evento divino, cioè stai ponendo sullo stesso piano, no? In un paragone, ciò che è divino e metafisico con ciò che invece è natura, è natura naturata, e quindi ciò non è teologicamente lecito. Ok? Però questo era solamente per darvi un'idea di come cambia la faccenda. Ai tempi di Diodato da Ponte, di Andrea di Sernia, ma nessuno avrebbe avuto problemi per questo tipo di cose. Il problema qui non è più l'alchimia, il problema è il clima politico, culturale, generale, che si riflette praticamente nella cultura e anche nella cultura giuridica e anche nei comportamenti della Chiesa. La cosa interessante è che cosa succede allora di questa tradizione enorme, francescana, domenicana, in questa atmosfera così repressiva? Dobbiamo pensare che si dissolva, chiaramente. Manco per niente, dicono da queste parti, in realtà continua, e anche in ambito cattolico, abbiamo già visto che in ambito luterano esplode questa tradizione, no? Gran parte degli apocrifi che noi siamo abituati a considerare, per esempio, di autori importanti come Basilio Valentino, no? Nascono proprio in questi ambiti. Penso a delle figure come Raphael Eglin, no? Che è quello che scrive, per esempio, gli aforismi basiliani, che sono un testo bellissimo di alchimia paracelsana, ed è un teologo luterano. Abbiamo citato prima Andrea, eccetera, eccetera. Bene, in ambito cattolico ci sono degli eminenti
monaci che continuano a scrivere di alchimia. Ma chi sono questi monaci? Questi monaci sono persone con un enorme potere, cioè si permettono praticamente di parlare di alchimia quei monaci che, sempre con una certa circospizione e prudenza, sanno di avere le spalle coperte. Bastava pochissimo per essere repressi. Voi dovete pensare che Della Porta, che è un'alchimia veramente, naturalistica, possiamo dire, non c'è niente di simbolico in Della Porta, neanche se lo tiri per i capelli, comunque viene preventivamente sottoposto a reprimende, diciamo. Quindi bastava veramente poco. Van Helmont aveva fatto questi errori marchiani, diciamo, relazionali, li possiamo definire, ma bastava veramente poco. Senti, ma è anche il momento storico. È quello che sto dicendo, il momento storico. La riforma è quello, crea uno stato di debolezza della Chiesa, che e la debolezza reagisce. Attraversava tutto. Sì, attraversava tutto. Anche con i roghi. Dunque, quello che succede praticamente è che chi continua invece a fare alchimia sono quelli che se lo possono permettere. Abbiamo dei grandi alchimisti nel 600 che fanno in qualche modo, che vengono dalla tradizione cattolica. Uno in Francia, per esempio, è elemosiniere del re, e quindi è bello ammanigliato, è il padre Gabriel de Castagne, che è proprio un francescano, ed è un francescano che scrive tutta una serie di trattati che trasudano paracelsismo, che non sono scevri da contenuti simbolici, quindi di alchimia filosofica, eccetera, eccetera, ma sono anche molto orientati alla medicina. Quindi praticamente da questo punto di vista lui si mantiene abbastanza leggero. Lui, diciamo, la sua parabola lo porta a diventare anche provinciale dell'ordine, cioè lui è uno che diventa abbastanza potente. Scrive una serie di testi di alchimia, diciamo che è un'alchimia molto spagifica, ecco, per metterla così, però comunque è un uomo dal grande ingegno, dall'ingegno completo, viaggia per tutta Europa, è anche ad Assisi lui per un periodo, e anche in Italia. Però, ecco, lui riesce a mantenersi, diciamo, su un livello di aggressività simbolica abbastanza lieve. Ce ne sono altri che invece fanno dannatamente sul serio. E ne ho scelto uno che è... ho scelto di parlarvi stasera di uno che è particolarmente, diciamo, un ragazzo esagitato, che è addirittura un vescovo. Questo vescovo si chiama Jean-Albert Bellin. Jean-Albert Bellin è un vescovo della Chiesa Cattolica, è un benedettino praticamente, quindi una grande tradizione religiosa, ed è praticamente forse quello che più si spinge più lontano in questo periodo, nel XVII secolo, nella sua professione ermetista. Jean-Albert Bellin praticamente scrive un trattato sulla polvere di simpatia che è figlia di l'unguento armario. In pratica Jean-Albert Bellin scrive un trattato sulla polvere di simpatia, la polvere di simpatia è la stessa cosa di l'unguento armario, non cambia niente, cambia la composizione, ci ma sono un po' meno porcherie. È aderente, l'hanno mai sperimentato, perché io ce l'ho con combinazione. Me l'ha lasciato un professore tanti anni fa. Io eviterei la di fare polvere di simpatia. Tenderei a evitare prove di questo genere. Certo. Oppure le farei su persone non di famiglia. Io, se vuole, ho una lista mia di persone su cui proverei. La conosci? Sì. Allora, la polvere di simpatia è vetriolo calcinato col sole in leone, praticamente. Quindi il vetriolo calcinato con sole in leone con determinati accorgimenti, eccetera, eccetera, prende il posto con lo stesso meccanismo dell'unguento armario. Quindi io medico
praticamente la famosa spada, o addirittura uno straccio imbevuto del sangue della ferita, no? E agisco per analogia sulla ferita. La cosa notevole è che nel 600 siamo in piena cultura cartesiana, quindi comincia il corpuscolarismo. La vecchia concezione ermetica del mondo, la vecchia analogia tra ciò che è in alto e ciò che è in basso, eccetera, eccetera, viene sgretolata e tutto il mondo diventa invece popolato dalle particelle, da queste particelle che Cartesio in qualche modo immette all'interno della cosmologia, no? La polvere di simpatia è fantastica perché parte dal concetto dell'unguento armario e quindi da un'immaginazione puramente ermetica e subisce la trasformazione praticamente con tutto il suo contenuto magico della spiegazione corpuscolarista, per cui i corpuscolaristi adattano una spiegazione al funzionamento della polvere di simpatia, ok? Perché è un libretto piccolo così. Dipende, da quanto è grande la ferita o da quanto è grande lo straccio. Allora, che succede? Succede praticamente che secondo i corpuscolaristi il mondo è permeato di luce, dice Cartesio, queste particelle della luce viaggiano dappertutto, rimbalzano dappertutto, per la rete di consonanze e di simpatie queste particelle viaggiano quindi cercandosi l'un l'altra attraverso tutta una serie di motivi, non entriamo perché sarebbe una digressione nello specifico, però arriviamo praticamente con queste particelle alla ferita da cui è stato generato il sangue. Quindi paradossalmente i novatores, ok, recuperano questo concetto e se lo portano, no? Nella nuova concezione del mondo. Belen non solo scrive un trattato sulla polvere di simpatia, no? Ma dice ai novatores, fermi lì, qua ci sta l'anima mundi, ciò che è in alto è come ciò che è in basso, cioè è un colpo di coda della vecchia concezione ermetica paracelsana, praticamente, e dice fermi tutti, qui è la magia del mondo. Qui è esattamente ciò che diceva Paracelso, ciò che dicevano Kroll. E la cosa incredibile è che lui è certamente in relazione col più grosso nome in quel momento legato alla polvere di simpatia, che è Digby, praticamente, che è invece seguace della concezione corpuscolarista. Quindi Belen non solo interviene nel dibattito sulla polvere di simpatia, ma interviene con questo colpo di coda ermetico. Piantatela con questa questione delle particelle. Qui è la magia del mondo che agisce per la legge delle analogie. Quando fa queste operazioni, il vescovo Belen è uno che, pur essendo potente, molto potente, Belen è un amico di Colbert, è un amico di Fouquet. Quindi praticamente è uno ammanigliatissimo, si firma sempre con le iniziali, cioè lui non firma mai per esteso questo tipo di interventi, firma D.B., Don Belen, praticamente, o non firma affatto. E non era gesuita. E non era gesuita, ma era sveglio uguale. Era sveglio uguale. Dopo oltre a questo trattato, Belen si spinge ancora oltre. A un certo punto scrive un trattato sui talismani. Immaginate un vescovo che scrive un trattato sui talismani. Su? I talismani, la prima sistematizzazione della teoria dei talismani, noi la troviamo in Marsilio Ficino, praticamente. E in Marsilio Ficino il talismano in pratica viene ad essere catalizzatore di energie planetarie, catalizzatore di proprietà dei pianeti. Marsilio Ficino consiglia di usare i metalli sono quelli che sono stati per più tempo nelle viscere della Terra e quindi sono più aperti a ricevere le influenze del mondo, le influenze cosmiche. Sul talismano va analogicamente messo un segno
che è il segno del pianeta di cui io voglio attirare le proprietà, e chiaramente è un talismano per la guerra, sarà un talismano di ferro consacrato a Marte, un talismano per l'amore sarà un talismano di rame consacrato a Venere, no? Esatto. Quindi inizia praticamente una disamina praticamente dell'applicazione di questi talismani all'interno delle malattie, all'interno di tutta la vita dell'uomo. Marsilio, che è medico di formazione, dice la cosa più efficace sono le medicine astrologicamente preparate, ma immediatamente dopo vengono i talismani. Benin praticamente si inserisce con i suoi talismani in un dibattito scatenato da un testo di un orientalista e cabalista che è Gaffarel, con il suo testo di talismanica, ancora una volta lui parla di analogia del mondo, ancora una volta lui parla di anima del mondo. Belen, il vescovo controriformista, rigido controriformista, praticamente, parla invece di analogia, parla invece di pensiero ermetico. Lui cita una quantità di applicazioni talismaniche, ci sono anche dei talismani per riuscire simpatici ai potenti, un talismano che oggi non avrebbe alcun senso perché oggi c'è la corruzione, quindi si fa molto prima, è una cosa di soldi, Guiderdoni, questo è il miglior talismano, diciamo, oltretutto ha il vantaggio di non essere sottoposto a questioni astrologiche, lo puoi fare. Qui dentro, dove mancano il pezzo, non parliamo della polvere di simpatia, non può essere una cosa nuova. Poi dopo parliamo di questa cosa qua, perché adesso dobbiamo parlare con loro. Allora, in pratica, quello che succede è che il buon Belen si lancia veramente, anche questa volta firmando con le iniziali, in una serie di affermazioni che per un vescovo sono veramente pesanti. La cosa peggiore di questi trattati di Belen è che hanno un successo folle, cioè vengono ad avere edizioni su edizioni e vengono anche tradotti in tedesco alcuni dei trattati di Belen. Quindi in pratica siamo di fronte a un vescovo che si espone in maniera importante, a un monaco prima e poi un vescovo che si espone in maniera importante con delle posizioni radicali da questo punto di vista. Cioè Belen è uno che non recepisce nulla dai novatores cartesiani e anzi li combatte. La prima opera di Belen, che è già abbastanza sospetta e che anch'essa appartiene al novero delle opere che lui firma solamente con le iniziali, sono Le avventure del filosofo sconosciuto alla ricerca e nell'invenzione della pietra filosofale. Belen praticamente scrive un romanzo, la sua prima opera è un romanzo, non privo di spunti satirici, divertenti, eccetera, eccetera, ed è un giovane che si innamora dell'idea di trovare la pietra filosofale e parte per un avventuroso viaggio in cui gli succedono le cose più incredibili. Anzitutto lui viene a sapere che c'è questa vecchia nel paese a fianco, praticamente ai margini del paese, che ha il segreto della pietra filosofale, va dalla vecchia, la vecchia gli dice praticamente sì, ce l'ho il segreto della pietra filosofale, scusami. Per cui inizia questo complicatissimo meccanismo in cui lui cerca di carpire le informazioni senza sposare questa orrenda vecchiaccia che viene descritta in termini, lui la chiama la vecchia vecchia perché una volta è troppo poco. E praticamente a un certo punto una serie di vicissitudini lo portano alla fuga da questa vecchiaccia, gli succede di tutto, gli succede un attentato del diavolo sotto forma di un gatto nero, gli succedono le avventure più incredibili, è proprio un romanzo, eh? A un certo punto poi trova un consesso di 12 filosofi, eh? Si trova in questo consesso e umilmente cerca di imparare da questi 12 filosofi, no?
i quali sono 12 filosofi anziani, grandi sperimentati, diciamo, e ognuno ha la sua teoria. Per uno la materia prima è Saturno, per uno sarà il Sole, però le prime 10, le prime 9, anzi, sono più o meno credibili, nel senso che parla di materie prime che in alchimia si usano. Già verso la decima, il decimo filosofo inizia a parlare dello sputo come materia della pietra. L'undicesimo dice che invece la pietra si fa con il piscio, e chiaramente l'ultimo potete immaginare con che cosa. Quindi a quel punto il filosofo sconosciuto inizia a sganasciarsi dalle risate, ma questi qui si offendono ed è costretto a una precipitosa fuga. Insomma, sono tutte avventure rocambolesche di questo giovane che cerca, in una marea di ciarlatani e di persone di questo tipo, il segreto della pietra filosofale. Bene, benissimo, alla fine praticamente questo giovane sfinito si ritirerà in locus amenus, in un boschetto, con Lullo, con il suo Lullo sotto il braccio, lontano da tutto ciò, e proprio in quel momento praticamente invece tra gli alberi apparirà questa ninfa bellissima, questa apparizione meravigliosa che è la Sapienza. La Sapienza praticamente scambierà poche parole con questo giovane alchimista, si scoprirà il seno e l'allatterà. Questa cosa è un topos che noi troviamo nella letteratura alchemica già qualche anno prima, è un topos che viene dai romanzi cortesi, no? La donna iniziatrice è già una cosa che viene da Dante, ok? È la Beatrice in qualche modo, ma la troviamo anche nelle Nozze chimiche di André, la troviamo più o meno in tutta un certo tipo di letteratura. C'è un bellissimo testo di poco antecedente a Belin, che è l'Arbortus Chimicus, un testo di area francese, di area tedesca, in cui c'è proprio una ninfa. Ecco, e poi la troveremo dopo Belin, fino all'Ottocento, fino all'Hermé de Voyer. Ecco. In questo modo, alla fine, lui ha l'occasione, dopo aver provato il lac sapienzi, il latte dell'iniziazione, ha l'occasione di parlare finalmente con la Sapienza, e la Sapienza quindi gli risponderà, da lì inizia poi il testo di Alchimia vera e propria. Verso la fine della sua produzione, io vi sto saltando tutta la produzione teologica di Belen, perché quella lì è normale per un vescovo, della sua produzione lui farà addirittura, sempre con la furbata dell'anonimato sostanziale, un testo che si chiama praticamente L'Apologia della Grande Opera. L'Apologia della Grande Opera è un testo diciamo che in qualche modo risulta un po' un testamento di Belen. Vediamo se trovo da qualche parte qualcosa dell'Apologia. Potrebbe avvenire che una volta tanto lo trovo, perché non succede spesso. Ecco qua. Dunque. Ecco qua. Allora, l'Apologia della Grande Opera è il testo in cui Belen probabilmente più chiarisce il rapporto che c'è dentro di sé tra il suo essere cristiano, cattolico e vescovo, no? Il suo essere alchimista. Ok? Quindi forse nella maniera più si capisce più o meno da tutta la sua produzione, ma qui lui lo esplicita. Per cui qui preferisco lasciare proprio la parola a lui. La grande opera dei saggi tiene il più alto rango tra le cose belle. La natura senza l'arte non può ottenerla. L'arte senza natura non osa intraprenderla. È un capolavoro che limita la potenza di entrambe. I suoi effetti sono così miracolosi che la salute che essa procura e conserva ai viventi, la perfezione che dona a tutti i composti della natura, non sono le sue meraviglie più alte. Se Dio l'ha creata come il più perfetto agente della natura, si può dire senza timore che essa ha ricevuto lo stesso potere dal cielo per la morale. Se essa purifica i corpi, rischiara gli spiriti.
Se porta in Istia al più alto grado della loro perfezione, può elevare il nostro intelletto fino ai gradi più alti della conoscenza, dal che discende che molti filosofi hanno riconosciuto in quest'opera un simbolo completo dei più adorabili misteri della religione. Essa è il salvatore del grande mondo, poiché purga ogni cosa dalle macchie originali e ripara con la sua virtù il disordine del loro temperamento, e in ciò essa rappresenta Gesù Cristo. Essa consiste in un perfetto ternario di tre principi puri. L'alchimia paracelsana considera i principi base zolfo, mercurio e sale. Essa consiste in un perfetto ternario di tre principi puri, realmente distinti, che non costituiscono però che una medesima natura. Ed in ciò è un bel simbolo della Sacra Trinità. Essa originariamente è lo spirito universale del mondo corporificato in una terra vergine, essendo la prima produzione o prima commistione degli elementi ai primi passi della loro nascita. E in ciò ci mostra e raffigura un verbo umanizzato nei fianchi della Vergine e rivestito di natura corporale. Essa è lavorata nella sua prima preparazione, versa il suo sangue, muore, rende il suo spirito e, seppellita nel suo vaso, resuscita gloriosa, sale al cielo tutta quintessenziata per esaminare i santi e i malati, distruggendo l'impurità centrale degli uni ed esaltando i principi degli altri, e in ciò ci rappresenta i lavori e i tormenti del Salvatore, l'effusione del suo sangue sulla croce, la sua morte, sepoltura, resurrezione, ascensione e secondo avvento per giudicare i vivi e morti. E dunque, non senza motivo, essa è chiamata dai saggi il Salvatore del grande mondo. Si può giustamente dire che se... Si può giustamente dire che se produce delle meraviglie nella natura, introducendo nei corpi una grandissima purezza, essa fa anche dei miracoli nella morale, rischiarando i nostri spiriti dei più alti lumi. Ancor più, se crediamo a Raimondo Lullo, essa ha la potenza di scacciare i demoni, che i nemici dell'ordine non possono sopportare l'accordo meraviglioso dei suoi principi e la sua perfetta simmetria. Quindi, praticamente, in questo il nostro Belen sostanzialmente ha spiegato perché... È bellissimo. Addirittura, in questa apologia, il nostro Vescovo si scaglia contro coloro che considerano eretica l'alchimia. E dice... Visto che Cristo è il lapis, dice, non è un caso, in pratica, che tutti si scaglino contro l'alchimia. È per questa ragione che le belle cose sono sempre avversate, che i progetti migliori non trovano punto d'appoggio e che le più alte verità sono disprezzate e sconosciute. Sappiamo che la verità stessa, cioè Gesù, essendo discesa dal cielo in terra per manifestarsi e farsi conoscere, non ha incontrato che persecutori, quando, per rischiarare lo spirito degli uomini, ha parlato delle più alte e divine dottrine. Le si sono domandati dei segni, si sono visti nelle città mormorie e sollevazioni, si sono dovuto giustificare queste parole con mille morti, mille martiri, mille effusioni di sangue. Ecco, quindi, praticamente, in quest'opera, che è praticamente una delle ultime del ciclo ermetico della produzione di Belen, in qualche modo ci spiega in maniera molto chiara perché di un vescovo controriformista, quindi un vescovo che avrebbe dovuto solamente reprimere, no? ogni tipo di manifestazione ermetica e almeno nella sua diocesi, ecco, è in realtà uno degli autori ermetici più importanti dell'ondata paracelsana francese di quegli anni. Questo è un esempio proprio di come la forza di questa identificazione lapis Christo, di questa ricezione che abbiamo visto già delinearsi nel XIV secolo, tra il XIII e il XIV secolo, proprio ci dà proprio l'idea di come sia profondamente connaturata alla natura stessa dell'alchimia occidentale. Oh.